Quindi, perché non siete venuti al campo? Dov'eri negli ultimi 2 mesi? Siamo venuti. Una sera prima. Quello è stato il nostro errore. Signora, le cose si sono complicate. Che cazzo? Max. Silenzio. Lei non può... Silenzio! Questo è un interrogatorio. Io chiedo e lei risponde. Nome. Laura Kearney. Con chi viaggiava e in che rapporti eravate? Max Brinley è il mio ragazzo. Dove eravate diretti? A Hackettsquarry, il campo estivo, sa già queste cose. Che cosa ha fatto a Max? No. Io chiedo, lei risponde. È così che funziona. Bene. Che vuole sapere? Oh, beh. Perché andavate ad Hackettsquarry? Io e Max siamo tutor del campo. Stronzate! I tutor arrivano oggi. Gliel'ho già detto, siamo arrivati in anticipo e abbiamo pensato di andare al campo. E perché non al motel, come vi ho detto? Perché eravamo molto più vicini al campo e siamo al verde. Mm-hmm. Ok, sceriffo Hackett. Ma Hackett com'è? Chris Hackett. Non cambi argomento. Ma che cazzo sta succedendo qui? Lei non ha idea di dove sia finita. Non ne ha la minima idea. È appena finita in un casino di merda, da cui può solo sperare di uscire viva per miracolo. E l'unica scelta è di chiudere la bocca e fare quello che le dico. Ha capito? La prego. Può smetterla con questo tono intimidatorio e dirmi che sta succedendo? Max.
Max è vivo. Sento che sto per impazzire. Andiamo. Ehi! Ehi, tu! Stronzo! Si può sapere che cazzo succede? Max! So che mi senti! Max, stai bene? Sì. Cioè, ancora un po' confuso, ma più o meno illeso, credo. Allora? Sì? Perché sono nudo? Cosa? Dopo l'aggressione... Ricordo solo di essermi svegliato qui e tu non c'eri. E adesso ritorni e io sono stranudo e c'è sangue e... roba... ovunque. Ma che cazzo è successo? In realtà speravo che potessi dirmelo tu. Ricordo dettagli sparsi, ma... niente che abbia un senso. Già, anch'io, come se... fossimo drogati. Secondo te ci ha drogati? Lo sbirro? Ma è legale? Che cazzo crede di essere? Lo sceriffo di North Kill, a quanto pare. North Kill? Sì. Max! Cosa? Ma almeno l'hai guardata, la mappa? Hackett's Quarry a North Kill è il nome della città. Ah. Oh. E non è finita. Sulla sua targhetta del nome c'era... Su, vestiti. Che cosa ti ha dato? Diciamo che non mi inviteranno alla settimana della moda, questo è certo. Ehi! Ho detto che potete parlare? Scusi, staremo zitti. Davvero? Max! Ehi, che hai fatto alla mia vera ragazza? Cazzo! Forza! Fuori le mani! Dai! Tocca a te! Vieni! No, puoi scordartelo, parliamo qui! Su! Ehi! Ehi! Cammina! Lasciami, cazzo! Su! Muoviti! Bravo. Ehi, datti una calmata. Ehi, lascialo stare. Sì, lasciami stare, stronzo. Silenzio, tutti e due. Fanculo. Ho detto silenzio. Ehi. Ehi, non puoi trattarci così. Gli fai male, basta. Ok. Pensa, allora pensa. Deve pure esserci qualcosa di utile qui. Mentre North Kill continua a sognare, la strega è nel bosco a singhiozzare
I corpi marciscono, ma i lupi non svaniscono e lo sceriffo non smette di strisciare. Cucchiaio. Questo cos'è? Impossibile. Mi servirebbe una leva. Dovrei farcela. Ah, sì. Vacci piano, sono delicato. Ma finiscila. Quando usciremo da qui la pagherai, pezzo di merda. Certo. Quando uscirete. No, aspetta, noi... Risponderemo alle domande, ma non puoi tenerci chiusi qui dentro senza spiegazioni e pretendere che ce ne stiamo zitti e buoni, ok? Veniamoci incontro. Non siete di nessuna utilità. Ti prego. Ti prego. Ehi, non puoi lasciarci chiusi qui dentro. Ehi! Torna qui! Pupazzina. Stai bene? È solo il piede. Passerà. Intendo l'interrogatorio. Ah. Se conosci il vecchio Max, nessuno può farlo cantare. Fai il serio, Max. Mi ha fatto un sacco di domande. Alcune molto strane e specifiche su noi due. Dove stavamo andando e perché, come mi sentivo stamattina. Non lo so. Quello che dicevo sembrava sempre infastidirlo. Ti ha chiesto come ti sentivi? Sì. Perché a te no? No. Ah. Cafone. Senti, hai letto il suo nome sulla targhetta? Vuoi dirmi che non è Detective Katsumosho? È Hackett. Sceriffo Hackett. Dici che è parente di Chris Hackett? Oh mio Dio, quel Chris Hackett? Sì. Chi è Chris Hackett?
Tipo il capo del campo, signor Hackett di Hackett Squarry, ricordi? Cavolo. Sembra passata una vita da ieri. Ma che cazzo significa? Era una trappola? Forse c'è una rete di rapitori di Tutor? Sembra... Cosa? Magari lo sceriffo Hackett non si comporta proprio come un tipico rapitore, ma nemmeno come un tipico poliziotto. E che farebbe un tipico rapitore? Sto provando a tirarci fuori da questo casino e non posso farlo se non ho idea di cosa cazzo sta succedendo qui. E se proprio non ci fosse un senso? Cosa? Deve esserci. Ci sono cose che non hanno senso. E quindi? Resteremo imprigionati qui dentro per tutta la vita? Questo non è possibile, Max. Non può tenerci per sempre qui dentro. A me sembrava convinto, sai? Devi riuscire a pensare positivo, non lasciarti andare. Perché no? Forse è meglio se ci rassegniamo. No, che cazzo! Pensa al resto dell'estate, Max. Al futuro. Cioè, il mio sogno da quando avevo 5 anni è di diventare veterinaria e non lascerò che questo sacco di merda lo rovini. Primo, ci tireremo fuori da questo casino e ci godremo il resto dell'estate. Poi, il college. Spaccheremo tutto già all'orientamento. Dobbiamo decidere i corsi e pianificarli. Laura... Hai già dato un'occhiata, per caso? Lo so che a me basta scegliere i corsi idonei per specializzarmi in scienze veterinarie, ma... Laura... Sei ancora indeciso, quindi ti conviene trovare un equilibrio Laura. Tra... Basta. Perché? No, non mi hanno preso. Cosa? Hanno respinto la mia richiesta. Perché non me l'hai detto? Mi vergognavo. Ma hai buoni voti e hai scritto un ottimo saggio. A quanto pare non è bastato. Cazzo! Avevamo già i nostri piani, Max, ma che cazzo? Non lo so, ma che ti devo dire? Scusami, Max, ho un brutto colpo. E direi che abbiamo problemi peggiori. Scusa. Avrei dovuto dirtelo. Sai che a me puoi dire tutto, vero? Sì. Sì, lo so. Ok, adesso pensiamo a come uscire da qui, per ora. Bene, io ci sto. Ripensiamo bene a tutto dall'inizio. Da quando siamo partiti? Da quando è arrivato il poliziotto. Dopo aver incrociato... quella cosa strana? Sì. In effetti, è da lì che le cose sono diventate strane. Era strano quando gli abbiamo detto che abbiamo quasi investito un animale. Sembrava che lo sapesse già. Sì. Sì, è stato davvero strano. E se non fosse un poliziotto? Di certo è un tipo losco, ma... credo sia un vero poliziotto. Questa è una stazione. Sì, hai ragione, ma... qui non c'è nessun altro. Già, è un po' inquietante. Soprattutto la storia dei due Hackett. Metti che ci siano di mezzo tutti e due. Ok. Dovevamo incontrare Chris Hackett al campo e invece non c'è nessuno e ci attacca a qualcosa. E appare il poliziotto. Quella parte la ricordo male. Cioè, mi ricordo la scala e un odore di pelo bagnato e il collare di un cane con scritto Ian. Ian?
Ian. La cosa che ci ha attaccato era molto più grande di un cane, era tipo come una persona. Sì, ti aveva conciato davvero male. Mi stupisce che tu stia così bene. Ricordo più che chiaramente i suoi denti che ti squarciavano. La cosa davvero strana è che non ho nemmeno un graffio. Cosa? Ehi, ok, domanda strana. Prima che ci perdessimo... Tu ti sei perso? Beh, sì, ma prima di quello ti ho detto... Wow, che luna! È così grande, è bello vedere la luna piena nel bosco. E tu hai detto, sì, Max, succede tutti i mesi. Sì, quindi? Ok, allora... Sai... Luna piena? Sì. E se... Ok, no, basta. È un'ipotesi, no? Non puoi escludere che potesse essere... un licantropo. Dimmi, mi stai... Stai prendendo per il culo! Licantropi, sul serio? Ma che cazzo? Cosa? Che c'è da ridere? Ho detto esattamente la stessa cosa. Ok, hai magari qualcosa di meglio? Zombie? Alieni? Dracula che viaggia nel tempo? Ryan, giusto? Sì? Chiedi risposte? Ti do le risposte. Ma interrompimi ancora e la smetto. Come vuoi. Sarebbe poi così strano, con tutte le assurdità che abbiamo visto con Nick. Quella cazzo di cosa sul tetto. Anzi, in realtà si spiegherebbero un sacco di cose. Dylan. Sto solo cercando di evitare preconcetti, ok? Come per le tue storie di fantasmi, dimmi dove sarebbe la differenza. Quelle sono solo storie da falò. Deve esserci una spiegazione razionale per tutto. Anche questo. Non mi sembravi tanto razionale quando mi hai staccato di netto la mano dal resto del corpo. Me l'hai detto tu! E se ti trovi davanti a un morso, separa immediatamente l'arto dal torso. Come? Hai fatto bene. Vedi? Lo dice pure la filastrocca. E non ho ancora raccontato tutto. Quando avrò finito, sarà più facile decidere se credermi o no. Non mi importa. Ma devo finire. Le settimane erano infinite. Il poliziotto ci dava da mangiare e potevamo lavarci, ma oltre a questo non lo vedevamo quasi mai. Max e io abbiamo parlato molto, soprattutto di quello che è successo quella notte. Ci scambiavamo le teorie più assurde. Parlavamo del poliziotto, del campo, dell'incidente, del bosco, della creatura in cantina. Cos'era successo a Max? Continuavamo a parlare e parlare ancora e ancora, ma niente aveva alcun senso. Sapevamo solo che dovevamo fuggire. Non ce la faccio più. Non è male. Sarà quello che mangiano anche al campo. No, non ce la faccio più a stare in questo posto. Già, quello è un problema. Facciamo qualcosa, dobbiamo andarcene. Ci serve un piano. Continui a dirlo. Da settimane ormai. Avvisami quando ce l'hai, ok? Così non sei di grande aiuto, Max. Dimentichi una cosa. Cosa? Solo il piccolo... dettagliuccio che potrei essere un licantropo del cazzo, Lora! Abbassa la voce! E allora che facciamo, dimmi? Scappiamo al tramonto e vaghiamo finché non... mi trasformo in un mostro di merda e ti uccido? E ti mangio? E poi scappo via ancora con la tua... carne tra i denti? Ok, ok, capito. Un problema alla volta. Ok, non siamo certi che sia davvero così e non lo sapremo mai se restiamo qui dentro. Ok. Beh, mi sembra che ci siano solo due opzioni. Cerchiamo di portare il tipo dalla nostra parte. Così ci lascerà andare. O...
Proviamo a coglierlo di sorpresa e scappiamo. Ok, allora, diciamo che ce lo facciamo amico. E dopo? Brunch e aperitivi ogni domenica affinché non si pente dei suoi errori? Sì, dicevo per dire. Quello nemmeno sa cos'è un amico. Siamo fortunati se riusciamo a parlarci. Magari ha un lato tenero. Laura, penso che stia prendendo tempo per capire come liberarsi di noi. Per sempre. Vale la pena provare. Se avesse voluto ucciderci, l'avrebbe già fatto. E che cosa aspetta? Facciamo così. Se non funziona, proviamo a scappare, ok? Già. Sì. Allora, come riusciamo a farcelo amico se nemmeno ci rivolge la parola? Non lo so. Avrà pure un punto debole qualsiasi che possiamo sfruttare. Il tempo per scoprirlo non ci manca. Sì. Ok. Ehi! Capo! Posso chiamarti, capo? Perché? Tu mi puoi chiamare agente Hackett. Hackett? Come Hackett Squarry? Che ti importa? Mi interessa tutto qui. Non ti conosciamo affatto. A me va bene così, ok? Oh, dai, capo, rilassati un po'. Dammi un motivo per questa ostilità. Posso dartene 7. Davvero? 7? Danneggiamento, effrazione, guida pericolosa, resistenza all'arresto, violazione di domicilio, danni alla fauna locale. Senza contare gli insulti. Sì, ma a parte tutto quello... Ok. Senti, non c'è alcun motivo di continuare a fare così. Perché non proviamo ad andare un po' d'accordo? Ah, ti credi furba? Ma non funzionerà. Pensi diventeremo amichetti e vi lascerò andare senza problemi? Scordatelo. Coglione! Max! Sappiamo tutto! Max è un licantropo! Tra pochi giorni c'è la luna piena, che farai? No, signora. Non sei un bel niente. Ho detto, togliti subito quei cazzo di vestiti! Fanculo! Stai indietro! Max, che cosa succede? Stai lontano da lui, cazzo! Vieni. Lasciami stare! Siediti. Sta ferma. Vuoi fare la veterinaria? Ora farai pratica. Liberami! Non ci crederai finché non lo vedrai tu stessa. Cazzo, la prossima volta chiedilo e basta. Cristo. Resta lontano. Sì, rispondi. Dove ti trovi? Passo. Merda. Sistemo un paio di cose. Dammi mezz'ora. Passo. Cosa succederà? Beh, ti avviso. Non sarà piacevole. Tranquilla, io tornerò all'alba. Mi stai davvero lasciando qui? Sei al sicuro, ma rimani lontano.
Tranquillo, Max. Sono qui. Sì. Sì, certo. Tutto bene? Beh, non saprei. Non mi sento tanto bene. Dimmi, come posso aiutarti? Mi sento caldo. Tu hai caldo? Mi ha legata a questo cazzo di tubo enorme che non è proprio fresco. Stai indietro, ok? Sei un po' troppo vicina. Non è che io abbia tutta questa scelta ora. Max. Max. Dimmi che ti succede. Max. Max. Libertà costata un occhio. Vediamo cosa nasconde quel bastardo. Chiusa. Figurati. Ma non posso lasciare Max. Continuo a cercare o è meglio se torno in cella e aspetto? Cosa nasconde? Anne Radcliffe ed Edward Benson. Chi saranno? Thank you.
Direi che più chiaro di così si muore. Ho bisogno di riposare. Cocco di mamma. 56. Significa che è nato nel 1965. Sarà quella che ha usato per drogarmi. La nasconderò in cella. Luglio. Devo sdraiarmi. Chiunque ce l'avesse non deve passarsela bene. Sì, cazzo.
adesso? Fatto di escursionisti, ma di cacciatori di fantasmi in cerca di risposte. Finiti miseramente tra le grinfie della strega di Hackett's Quarry e spariti nelle tenebre per sempre. Come noi, tranne la parte del finire tra le grinfie della bla 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 bla. Sì, beh, noi siamo più investigatori di fantasmi. Tipo detective? Certo. E poi? Cos'è successo? Beh, stando ai resoconti del giornale locale, la North Kill Gazette, alcune balle di fieno presero fuoco la sera dell'inaugurazione, causando un incendio. In un attimo tutto quanto era avvolto dal fumo, anche la direttrice dello spettacolo itinerante e la sua misteriosa piccola creatura. Ho esaurito le idee e le energie. Devo dormire. Vuoi dirmi che è successo? Potrei chiederti lo stesso. Potevi scappare. Non abbandono Max. Non mi fido di te. Non importa. Lo voglio aiutare. Girati le mani sul muro. Sul serio? Non ho voglia di discutere. Oh, neanch'io. Contento? Faccio il caffè. Che cos'è? È educativo. Guarda. Oh.
L'hai pulito per bene? L'occhio, intendo. Non è facile come è scritto nei libri. Specie se nessuno ti aiuta. Sei tu il dottore? Dottore degli animali, e no, non lo sono. E probabilmente mai lo sarò. Resteremo qui per sempre. Sai, anche se sai, invece non sai. Sai? Cosa? Non sono... Non è tutto come sembra. Dovrai essere un po' più specifico. Tu e Max siete esattamente nei guai quanto lo sono io. La mia famiglia... Noi non siamo cattivi. Vogliamo solo sopravvivere come tutti, mi capisci? In realtà no. Noi dobbiamo finirla una volta per tutte. Noi? Sì. Ok. Bene, liberaci. Io e Max troveremo qualcuno che ci aiuti. Non intendevo quello. Stai seriamente chiedendo il mio aiuto? Non voglio che aiuti me. Tu lo farai per Max e io avrò il mio. Vediamo quanto sei furba. Che cos'è? Informazioni. Cosa significano? Leggi. Non appena la luna piena splenderà, la bestia dall'interno all'esterno esploderà. Tutti i deboli patiranno pene estreme. Insegue il tuo odore, ma l'acqua pura teme. E se te stesso la maledizione colpisce, uccidi il primo, l'argento ferisce. Prima che la luna piena sia svanita, la bestia deve pagare con la vita. Soltanto così avrà fine la tua pena, e mai più dovrai temer la luna piena. Sì. Vai avanti. E se ti trovi davanti a un morso, separa immediatamente l'arto dal torso. Prova a salvare la tua anima immonda prima che l'infezione si diffonda. Cominci a capire. Non è che dica poi così tanto. E fa abbastanza pena, perché usare le rime? Non lo so, ma è tutto ciò che abbiamo. Uccidi il lupo mannaro che ti ha morso e verrai curato. Usa l'argento, deve esserci la luna piena. Mi sembra abbastanza semplice. Se riesci a uccidere il lupo mannaro. Io devo curare Max. Non è semplice come credi. Se sapevi già ogni cosa, perché non l'hai ucciso nella cantina quando ne avevi l'opportunità? Non è così. Non... Io... Quando... Così semplice? No, beh, non quindi... è... Non è facile colpirli, vi stavo proteggendo. Quindi qual è il piano?
qui entri in gioco tu. Io? Sì. Per i tuoi studi. Non li ho neanche iniziati. Beh, non ho opzioni migliori. Caccio questo dannato lupo da così tanto che comincio quasi a dubitare che esista. Ma forse non importa, forse c'è un altro modo. Pensa quello che vuoi, ma la scienza c'entra e tu la conosci. Ok. Prenditi del tempo e pensaci. Torno domattina. L'hai visto? Non crederei a una sola parola se non l'avessi... se non l'avessi visto. Io gli credo. Non puoi dirmi che adesso ti fidi di quello. Non ho detto questo, ho solo detto che gli credo. Almeno la storia dei licantropi, non quella sulla scienza. Non so cosa voglia. È un poliziotto viscido, bugiardo e traditore. Non possiamo credere a tutto quello che dice. Beh, si fotta. Ha già avuto la sua occasione. Ce ne andremo da qui e ci penseremo noi. Laura? Sì? Io l'ho visto, quello... che ho fatto al tuo occhio. Già. È grave? Molto grave. Mi spiace davvero. Non eri in te. So che non eri in te. Forse. Ma non cambia. Sistemeremo tutto. Promesso. Lo prometto. Ho detto fammi entrare, Chris. Metti so che sono lì dentro. I tutor che non si sono presentati. E tu come lo sai? Me l'ha detto Bob. Hai portato allo sfascio un'auto abbandonata. Ci ho pensato e ho fatto 2+2. Merda. Perché? Secondo te, Chris? Cristo, Travis! Sono ancora qui! Sei pazzo! È morso uno di loro, Chris. Che cazzo dovevo fare? Cos'è stato? Niente. Dormo. Sarebbe andata peggio se non ti avessi sparato. Mi hai sparato? Lo dico a me. Ringrazia il cielo che non fosse argento. Che piani hai? Non puoi trattenerli a vita. Ci sto lavorando. Se avessi fatto il tuo lavoro, non sarebbero stati al campo quella sera, lo sai? Se lo facessi, sareste tutti in prigione. Ci hai mai pensato? Sono stati Bobby e Caleb, lo sai. Gli escursionisti e quel cazzo di giornalista. Cazzo, Travis, che cosa facciamo adesso? Ora non vale più? Siamo una squadra. Merda. Nel mio ufficio. Non parliamone qui. Max! Max! Che c'è? Travis, il poliziotto, era là fuori che parlava. Beh? Con Chris Hackett. Ci è venuto a prendere? No. È il licantropo. Max,
Chris Hackett è quello che ti ha morso laggiù nella cantina. Oh, cazzo, ma... chi l'avrebbe detto? Beh, in realtà a pensarci era ovvio. Lo dici ora? Ha perfettamente senso. Per questo l'auto di Chris era alla baita quella sera. Travis lo stava proteggendo. Ecco perché ci ha seguito. E perché non ha ucciso il licantropo in cantina. È il suo cazzo di fratello, è tutto così ovvio. Ma se è Chris che mi ha morso, allora... Sì, è la nostra cura. La nostra salvezza. Cristo, Laura, pensiamo la stessa cosa. Domani usciremo da qui. Toglierò a Travis la pistola. E ucciderò Chris Hackett. Ehi! Ehi! Aiuto! Mi serve aiuto! Laura! Laura, tutto ok? Che cazzo? Che diavolo ha? Laura! Cazzo. Hai fatto preoccupare anche me. Forse dovrei considerare una carriera d'attrice. Non esageriamo. Meglio andare prima che si svegli. Che cosa ci serve? Proiettili d'argento. Devono essere qui in giro. Laura. Che c'è? Ho sentito qualcuno. C'è qualcosa qui? Non lo sento ancora. Di qua. Viene da dietro la porta. C'è nessuno. Ma che cazzo? Li crea lui. Che roba è? Cartucce da fucile, riempite d'argento. Quindi il mese scorso era a caccia. Beh, direi che ormai non gli servono più. Ehi. Sai ora cosa siamo? Liberi. No, Max. Lo saremo quando Chris Hackett morirà. E non ci rimane molto tempo. Lo so, hai ragione, ma... ora godiamoci la vittoria, eh? Festeggeremo alla fine. Ora andiamo ad Hackett's Quarry e facciamola finita. Stanotte.
E così sono arrivata qui, al campo. Ho lasciato Max sull'isola. Mi sembrava fosse il posto migliore, con tutta quell'acqua intorno. È tutto. Questa è la mia storia. Beh, non parlate tutti insieme. Aspetta. L'isola, cioè la nostra isola, quella sul lago. Sì, perché? Beh, perché Jacob è andato lì a cercare Emma e non è ancora tornato. E nemmeno lei. Oh, merda. Beh, se non sono andati in giro a ficcare il naso dove non dovevano, staranno bene. Ficcare il naso dove non devo è il secondo nome di Jacob, Cristo. Ah. Dopo che ci siamo visti in piscina, dopo che ho sparato a Chris, sono tornata all'isola pensando che Max fosse di nuovo normale. Ma... Max. Max. Quindi il licantropo che ho ucciso non era Chris. Quello non era un licantropo, era Kaylee Hackett, sua figlia. La cosa a cui ho sparato non era una ragazza. A meno che, forse, non sia tornata normale dopo che le ho sparato, mentre ero sull'isola. Aspetta, però... come mai Max non ti ha uccisa lì? Ci ha provato. Sono scappata. Deve finire qui. Non abbiamo molto tempo. Guarda. Qui
Quindi abbiamo un nuovo ospite. Ti piace il mio odore? Forza, dammi un morso. Andiamo. Imbecille d'un animale. Lasciatemi! Cazzo, mollatemi subito, lasciatemi! Vi prego, liberatemi, ok? Giuro, non l'ho fatto apposta, vi prego! Vi prego! Perché diavolo non mi rispondete? Volete dei soldi? Sì, mio padre ha molti soldi! Una marea! Beh, non proprio, ma può procurarseli, forse! Vi prego! Lasciatemi andare, vi prego! Mi dispiace tanto! Oh Cristo santo! E fanno due, Bobby. Ehi! Ehi! Ehi, dove andate? Ehi! Ehi! Che ratto impiccione che sei! Perché ficchi il naso dove non dovresti? Non credere a tutto ciò che senti. Comunque, eccoci di nuovo. Vediamo cosa mi hai portato stavolta. Il carro. Alle redini di un carro ci sentiamo tutti più al sicuro. In controllo, contando sulla determinazione per fare le nostre scelte, valorosi, ma alcune volte sciocchi. Molti cercano rifugio nei carri, ma probabilmente in certi casi non sono così al sicuro come pensano. Ah, il mondo! Spesso le strade dei viaggiatori sono dritte, ma a volte non è così semplice. Alcune volte possono intrecciarsi con altre. Con passione e non rabbia, avrai bisogno di amici dove stai andando. Solo quando finiamo nel ventre della bestia, comprendiamo il vero pericolo delle cose. Ecco la stessa domanda di sempre. Mi permetti di mostrarti di più? Carro o mondo? Solo un futuro può essere visto. Scegli, su. Mi vedrai ancora un paio di volte prima che la notte finisca. Io ti aspetterò. Fin tanto che tu seguirai la giusta strada, ovviamente.